Amici di HD Vlog, continua la nostra guida su Dark Souls 2, ci fermiamo però un attimo dalla main quest principale e andiamo a eliminare un boss secondario, quindi non obbligatorio, nella zona di Pharos. Intanto attiriamo il cane velenoso qui, che causava tossicità, quindi è molto pericoloso. Stiamo rischiando un po', però adesso ci curiamo senza star qui a impazzire. Tanto poi ci sarà un falò prima del boss, quindi non ci sono problemi particolari. Questa zona è zeppa di porte di Pharos da aprire, qui qualcuno l'ho già aperta. Evitiamo gli scontri, tanto in questo momento non ci serve livellare, anche se comunque siamo messi abbastanza bene come anime. Lì ci sono altri due cani, quindi attenzione alla tossicità e saliamo le scale. Ricordatevi sempre di esplorare, non vi faccio vedere tutto ovviamente del gioco, vi faccio vedere più o meno le parti salienti. Non fatevi spaventare da questi guerrieri, non sono davvero niente di particolare. Ha droppato, loro droppano un sacco di pezzi di armatura dei loro ranghi. Ok. Una vecchia pietra mondana che serve per potenziare le armi. Qui, se volete, ce n'è un altro, ma io non sto neanche a perderci tempo. Adesso vediamo di rushare un attimino di eliminare giusto quelli fastidiosi. Se non ricordo male, dovrebbe essere qui. Eccolo qua. Allora, qui c'è un falò. E questa è la porta per il boss. Ci curiamo un attimino. Incantesimi li ho tutti, quelli che uso di solito. Perfetto. Incantiamo l'arma. Male non fa. Ok, attirate prima i cani e poi i cani, questi topi. Attenti agli attacchi di questo gigante. Curiamoci mentre siamo sulle sue zampe. In sostanza il pattern non è molto diverso da Sif, il cane che abbiamo purtroppo eliminato nel primo episodio. Bisogna solo stare attenti a non farsi colpire. Intanto approfittiamo per curarci. Anche lui è abbastanza debole alla magia del fuoco, quindi tra poco gli spareremo in faccia una bella qualche piromanzia utile se non muoio prima. Proviamoci, ah sì, proviamo a vedere se riusciamo a shottarlo con un paio di colpi messi bene. Sì, dovremmo farcela. Ora, non rischiamo. Proviamoci. Ecco, questa è la cosa peggiore che potevi farmi. Ok, però vabbè, dai. Abbastanza semplice, veloce. Usiamo le piromanzie perché tanto sono veramente potenti. E intanto ci becchiamo l'anima autorità dei topi, eccetera. Recuperiamo la nostra magia, le nostre anime. E torniamo indietro al falò. Mi raccomando, andate a vedere nella zona, c'è un patto, vediamo se ricordo la strada. No, lascio a voi l'esplorazione.
Perfetto, questo era semplicissimo boss. Durante il prossimo video allora andremo avanti nella main quest e vedremo un po' di nemici un po' nuovi, zone diverse, eccetera. Perfetto, al prossimo video allora.